No, no, queste no. Ecco, facciamogli fare queste. Mi raccomando però, a giorni alterni, sorella. Permesso? Avanti. Queste qua... Eccoci qua. Chi? Chi le ha dato il permesso di entrare? Non lo so, chi gliel'ha dato? A lei chi ha dato il permesso di entrare? A lei, sorella, chi ha dato il permesso di entrare? Ma che sorella, se ne vada, sorella. Sorella, se ne vada, se ne vada. C'hanno la faccia tosta. Ma insomma... S'accomodi. Ma che s'accomodi? Io sto bene come sto, si può sapere che cosa vuole. Cosa desidera? No, sono io che lo domando a lei che cosa desidera. Appunto, dico, il telefono. Ho sentito. Prego. Pronto? Oh, contessa. Sì, contessa. Va bene, contessa. Sarà fatto, contessa. Non dubiti, contessa. Certo, contessa. Riverisco, contessa. Bacio le mani, contessa. È una contessa. Ma insomma, si può sapere che cosa vuole, no? Come cosa voglio? E me lo domanda lei cosa voglio? Posso? Grazie. Voglio un nome e cagnomo. Un nome? Voglio un nome e cagnomo. Ma che io non glielo posso mica dare, questo nome e cagnomo. Se lo deve ricordare lei. Come faccio a ricordarmi, caro professore? Io sono smemorato, abbia bene, pazienza. Con un poco di calma, un poco di pazienza. Vedrà una bella curetta e un giorno l'altro. Un giorno l'altro, anche lei se ne viene con un giorno l'altro, anche lei se ne viene con un giorno l'altro, un mese l'altro, un anno l'altro. Professore, sono 18 anni che non posso festeggiare il nome del mio romastico. Cosa crederei che io mi sia chiuso in un Walter e Closet così per istruire? Come sei chiuso? Dove in un Walter e Closet così per... Ma chi sono questi due signori? Quale signore? Qualcosa che uno si chiude dentro e ci ha occupato. Ah, il gabinetto. Lei lo chiama gabinetto, per me è un Walter. Chiaro? D'accordo. Tu, il telefono. Ho sentito. Alla volta sfugge. A me non mi sfugge niente. A un amico mio sfugge. Pronto? Che risate. Sì, va bene, principessa. Sì, va bene, principessa. Sarà fatto, principessa. Non dubiti, principessa. Bacio le mani, principessa. Una principessa? Che principessa? Il pazzo del numero 22. M'ha fregato. Certo che... La sua bizzarria è spiegabile soltanto con il suo stato di confusione mentale che mette in imbarazzo i clinici. Lo vede? Lo vede? Anche lei crede che io sia pazzo. Ma mi dice che razza di professore è lei? Chi ha nei termini, sa? Storia i termini. Beh. Mi sono chiuso nel gabinetto, come lo chiama lei, per fare in modo che la gente si accorgesse di me. Per anni e anni ho bussato a tutte le porte. Agli enti assistenziali, all'opera Balilla, alle prefetture, alle sottoprefetture, ai ministeri, ai sottoministeri, ai sottopassaggi, nessuno mi ha saputo dire io gli fossi. Tutti mi hanno sbattuto la porta in faccia. Una volta tanto, però, la soddisfazione di sbattere la porta in faccia a qualcuno me la so preso anch'io. Professore, lo vede questo dito? Questo è un dito che appartiene a un combattente che ha fatto la guerra. Bene. Professore, questo è un dito del dopoguerra. Benissimo. Non mi volete dare una casa, sta bene. Calma. Non mi volete dare una famiglia, sta bene. Calma. Ma un nome è un cagnomo, lo voglio. Va bene, si calmi. Lo esigo. Calmi, per carità, si calmi. Siamo sulla buona strada, visto? Ha detto che ha combattuto? Sì. Vede che comincia a ricordarsi qualche cosa. Adesso dobbiamo cercare. Ecco, con un po' di buona volontà cerchiamo. Cerchiamo. Se mi dice cosa ha perduto, lo ma che cosa vuole cercare? No, no, so. No, bisogna cercare nella sua memoria. Ah, sì. Bisogna frugare, bisogna scavare. Ecco, ecco, bisogna scavare, ma ci vorrebbe... Una pala, un piccone. No, che pala, che piccone. No, con le mani no, no, no scherzi, per piacere. Ma non scherzo. Bisogna andare nei meandri, ecco. Nei meandri. Andiamo nei meandri. Ma vuole che vengo vestito così? Ma no, che ha capito? Nei meandri della sua memoria. Scusi, ma lei mi parla con i termini scientifici? Mi ascolti, mi ascolti. Ha detto che ha combattuto, no? Sì, sì. Bene, benissimo. Sì. E si ricorda in che arma ha combattuto? Quale arma ho combattuto io? Sì, non mi ricordo. Per carità, cerchi di frugare nella sua memoria. Frughi, per piacere. Questo la fa fuori di frugare, io sono rimasto fregato. No, 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 frughi nella sua memoria. Sì, sì. Che vestito portava? Portava una penna su un cappello d'alpino. Bene, era alpino allora. Alpino. Ha visto? Siamo sui passi giusti. Sì, sì. E poi... Frughi. E poi portavo i pantaloni da cavalleggero. Pantaloni da cavalleggero, l'alpino a cavallo non poteva essere. No, non poteva essere. Allora... un pastrano da milite. Dunque, pantaloni da cavalleggero, cappello alpino, pastrane da milite. Sì. E che milite era? Sarò stato il mili di gnote, che ne so, che ne so. Sì, era Giuseppe Garibaldi. Garibaldi no. No, ma non professor, non insista, la prego, non ero Garibaldi. Garibaldi, non scherzi per piacere, che il suo caso è difficile. E Dio sa quanto è difficile. Lo so. È un caso... Mi aiuti, per cortesia, è un caso... Caso cavallo. No, che caso cavallo, è un caso... Pecorino. No, che caso pecorino, è un caso... Parmigiano. Abbiamo aperto un caso edificio. È un caso chiuso.
È un caso chiuso. L'ha detto. Ma noi dobbiamo aprirlo. Si capisce? Abbiamo il dovere di aprire questo caso chiuso. Mi fa piacere che lei la pensa come me. Benissimo. Bravo. Apriamo i casi. Sì. Dobbiamo fare luce. Luce. Sì. Ci vuole uno spiraglio, mi capisce? Un po' d'aria. Dove va? Che fa? Dove va? Luce. Dove va? Ma per amor del cielo, mi faccia la cortesia, non faccia il bambino. Io faccio il bambino. Ma che maniera è questa? Lei non ha il diritto di farmi lavorare tanto. Faccio il bambino. Io non ce la faccio più. Mi aiuti, per cortesia. Sì. Dove la portiamo? Ma dove la vuole portare? Ah! Mi aiuti a ritrovare se stesso. Oh. E cerchi di dirmi questa che maniera è. E non è possibile andare avanti così. Io non sono più un ragazzo. Lei mi sta esasperando. Sì. Io ho la testa in disordine, non ce la faccio più. C'è un po' di furto. Ma cosa sta facendo? Ma cosa fa? Mi lasci perdere! Mi lasci stare, se ne vada subito nel suo reparto. Ecco. Lo vede? Se ne vada nel suo reparto. Lo vede? Chi è? Lo vede? Chi è? Lo vede? Lei mi vuol tenere per forza qui dentro. Ma che la vuoi? Lei mi tarpa le ali. Mi lasci uscire. Ormai un po' di cancà, un po' di chiasso intorno a me l'ho fatto. La gente si interesserà di me. Ma io così non la posso dimettere. E non si preoccupi, solo siamo tra amici. Mi dimetto io. Ma come si dimette? Non dico ciò. Non è possibile. Cosa fa adesso? Che scrive? Che dice? Cosa scrive? Scrivo via dimissione. Ma che dimissione? Come la scrivo questa dimissione? Ma non faccia così, per carità. Come mi firma? Non so chi sono. E allora, lo vede? Cerchi di ragionare, mi faccia il piacere. Mi faccia questa carità. Mi faccia la carità, cerchi di ragionare. Sono uno spiccioli. Ma non questa carità, volevo dire, cerchi di ragionare. Sì. Ma scusi, mi dica una cosa, professore. Lei ha figli? Non ne ho figli, perché? No, domanda, non ha figli? Non ho figli. È ammogliato? Si capisce che sono ammogliato, è da tanto tempo. Ha trovato moglie? Ma perché non la dovevo trovare, la moglie? No. E allora? De gustibus. Che de gustibus? E non ha avuto figli? Non ho avuto figli. Non ho avuto figli. Ma che c'è di straordinario? E sua moglie ne ha avuti, no? Come si permette? Alle volte, sa. Non ci permetta, sa. Mi adotti, professore. Ma che adotto io a lei? Sì, ma non è possibile, non dico ciò. Mi faccio passare per un peccato di gioventù. Ma quale peccato di gioventù? Cerchi di ragionare. Ma parlo io con sua moglie. Ma non è possibile. Come sua moglie? È buona, ma non lo fa. Se è buona, ci parlo io. Come si permette? Sia a posto suo, capito? Babbo. Non mi tocchi, mi tolgo le mani di dosso che le faccio mettere la camicia di forza, capito? A chi? A lei. A me? Sì. La camicia di forza? Ah, sì. E lei, professore, se viene, domo, cacchio, e mi vuol far mettere la camicia di forza perché crede che io sia pazzo, ma il pazzo è lei. Sì, tutti quanti quelli che stanno qui dentro, ha capito? Fermo, mi si chiama pazzo perché voglio sapere chi sono. Perché voglio sapere chi sono. Devo sapere un mio diritto. Io voglio un passaporto, una patente, una tessera, una carta annonaria, una carta igienica, una carta di indennità. Date a Cesare quel che è di Cesare! Afferratelo! Infermieri!